Amici di briciole di storia, questa Bentornati a tutti. sera possiamo definirla un militaria, Sì. certo non baionette, elmetti, caschi, cose del genere, non granate, Vuoi ma andare avanti con l'elenco ancora per molto? Nel senso, non no, va bene, possiamo qualcosa jet. di un jet, sarebbe stato molto bello, ma non ce l'abbiamo. Abbiamo invece dei moduli, degli orrendi moduli burocratici, totale burocrazia per fare un rapporto sulla situazione per il mattino, quindi andava compilato ogni mattino e bisogna dare conto di tutto quello che si ha a disposizione in, supponiamo, caserma. Quindi il colonnello, i tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani, i tenenti, i sottotenenti, tutti i vari livelli di ufficiali, quanti sono presenti, più il personale eventualmente presente come civile, avventizio, diurnista, permanente, temporaneo, salariato, non di ruolo, tutto specificato e poi andrà trasmesso, immaginiamo, da qualcuno. Ma ha anche un interno questo complicato e complesso modulo con tutta la forza disponibile, i sottufficiali, la truppa, caporali, caporal maggiore, caporale, tutte le cose possibili e immaginabili di ogni tipo e oltre agli uomini anche i quadrupedi, suddivisi in cavalli e muli, e poi in totale naturalmente, perché burocraticamente deve essere fatto così. Noi, ma poi va ancora specificato e uomini e quadrupedi, specie del quadrupede, nome del quadrupede, ma c'è la nota, la postilla. Se il quadrupede è di proprietà di un ufficiale, si deve aggiungere di proprietà del signor, perché l'ufficiale deve essere preceduto dal termine signor. Ufficiale si usava così. Sì, signor, sì, signore. Mancanti alla ritirata ed oltrepassanti la licenza. Questi poi se la vedranno male. Sono quelli che in qualche maniera non ci sono, c'è qualcosa che non va. Quindi non vorrei essere nei loro panni. E poi si conclude con l'elenco dei militari di truppa in punizione, divisi in due gruppi. Indicare prima quelli alla camera di punizione, che sono dentro, sostanzialmente in una specie di prigione. E poi i consegnati, che invece non vengono rinchiusi, separando gli uni dagli altri con un tratto di penna. Tutto Con un tratto di penna, bene, grazie. assolutamente catalogato in maniera iperburocratica, come esiste Siamo come. come, allora, come moduli siamo negli anni 80. Ecco. Come stampa, tendo a precisare che Pressa poco, sì. sono l'autorizzazione di tutto degli anni 50 e quindi sono stampe di ristampe di Se ristampe. possiamo inquadrare bene, la stampa è stata fatta nel 1984. Se si riesce a inquadrare, il nostro cameraman deve impegnarsi a fondo Ecco qua. per ingrandire questa cosa, ma probabilmente, o con ogni sicurezza, i moduli erano sempre gli stessi da molti anni e si ripetevano sempre uguali, sempre banali. Siamo ovviamente molto prima dell'informatizzazione e si usava la mattina a trasmettere questo. Quello sotto? Quello sotto invece è una cosa più banale, è un registro generale delle spese di chissà quale ente, di chissà quale ufficio. È probabilmente militare, è Roma 1981, ma avevamo visto che il modello era molto precedente. Applicazione dell'importo netto. Importo. Sì, il modello era del 47. Ma il modello risale addirittura al 47. In realtà noi sappiamo che viene da una caserma, ma è sempre uguale, possiamo farlo vedere pagina per pagina, ma credo che sia molto Sì, noioso. decisamente. E l'unica cosa che sappiamo è questa qui, del registro generale delle spese, dietro non c'è altro che il segno del tempo nell'ingiallimento, esercizio 1900, sappiamo che è del Novecento, ecco, di più E non. poi abbiamo questo E oggetto che abbiamo infine, lasciato per ultimo. Di che cosa si tratta? Chi lo una sa? scatoletta per alimenti? Direi proprio di no. Non esco. Leggiamo cosa c'è scritto. È stato fatto a Padova, Assi Guttalin S.p.A. dalla Guttalin, Guttalin, che era una. Padova, sul retro, crema marrone, testa di moro. Forze armate. Quindi è delle forze armate, questo siamo, è un vero militare e contiene, per quanto molto malconcio, si apre con quella levetta in dotazione, Il contiene lucido da scarpe, da scarpe per gli che anfibi, scarpe. tuttora è utilizzabile, immagino, andava scaldato, con l'accendino in dotazione si scaldava, si scioglieva la parte superficiale, poi con la spazzolina e con lo straccetto si potevano lucidare gli anfibi. Quindi renderli impermeabili anche. Sì, un pochino, infatti andavano lucidati costantemente. Credo venisse chiamato topolone.
questo è il termine ufficiale. Non ufficioso della cosa. E non so se ancora sono in dotazione, credo che sia roba degli anni 70. Puzza che era, mamma mia ragazzi, è veramente puzzolentissimo, però io ricordo di averlo utilizzato ed è ottimo, 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 assolutamente ottimo. Per scarpe in pelle, quindi per scarpe in pelle, non sì, certo perché in gomma plastica, non è assolutamente una buona idea. Un pezzo molto carino, secondo me. E quindi, che molti di voi hanno visto e utilizzato, certo. Nero e marrone. È del passato, ma non di un passato poi così lontano. Perché poi c'erano tutte le parti, anche le cinture andavano passate, non solamente gli anfibi. E quindi abbiamo fatto un militaria, per quanto un militare molto leggero, molto leggero, ma... E con questa cosa salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima.